Allora, oggi abbiamo raggiunto veramente un traguardo eccezionale per quanto riguarda il territorio dei ragazzi e le persone con disabilità, il vaccino per il Covid, siamo riusciti grazie alla ASL e Casal Bernocchi a avere questo rapporto, questa sinergia costruttiva per questi ragazzi con fragilità. Il nostro obiettivo era quello di farli tutti insieme, per il semplice motivo perché noi abbiamo ragazzi di varie patologie e comunque le strutture ospedaliere oppure strutture dove fanno i vaccini non fanno sempre quasi bella impressione a loro, perché purtroppo loro hanno paura, sono terrorizzati e oggi anche per quanto riguarda il discorso autismo, oggi in effetti è la giornata mondiale dell'autismo. I ragazzi con autismo sono, diciamo, i più difficili, ecco perché noi abbiamo voluto fare questo, diciamo, esperimento, perché è un esperimento quando è alla fine. E oggi facciamo circa 50 vaccini e non sono pochi in questa giornata. Si spera che prossimamente, nelle prossime settimane, quando avremo il secondo richiamo, continueremo a prendere degli appuntamenti e dei vaccini per questi ragazzi. La cosa importante, ripeto, è quella che comunque abbiamo raggiunto veramente un traguardo, ma perché è veramente molto importante questo, e io sono veramente orgoglioso perché la ASL ha risposto assolutamente benissimo, non ci ha fatto assolutamente fiatare, e veramente siamo veramente contenti noi genitori, noi volontari. Vengono vaccinati sia i ragazzi e sia un genitore e anche noi volontari dell'associazione, perché noi lavoriamo con loro, siamo a stretto contatto con loro e loro hanno bisogno, anche perché, come si sa, purtroppo il disabile non ha l'obbligo di portare la mascherina e comunque sono soggetti che purtroppo sono molto a rischio, anche se loro comunque stanno in casa, che noi cerchiamo sempre di farli rimanere in casa. Però il problema è anche chi purtroppo gli sta vicino e che purtroppo potrebbe portare il virus. Io sono veramente contento, stiamo iniziando, oggi faremo i primi 50. I primi 50 che non sono pochi, e vedremo che in prossima, diciamo, step possiamo fare ulteriori vaccini. Grazie. È stata veramente una conquista per un centro sociale dei ragazzi che, insomma, che, diciamo, hanno problemi. Di quelli molto fragili, perché siamo riusciti, e il presidente con la nostra associazione è riuscito a non crearci altri problemi per il vaccino, cioè fare tutto lui per essere tutti insieme a fare questo vaccino, cioè a proteggerci per due volte, in una parola, insomma, ci ha protetto per due volte, insomma. Diciamo che ci siamo battuti tanto, io in prima persona, perché dopo il grande fatto che siamo riusciti a fare i tamponi nella nostra associazione grazie all'aiuto della Misericordia, che è stato, gli operatori sono stati veramente dolcissimi, perché ci hanno fatto capire che con le buone maniere, già lo sapevamo, però che anche chi non è con noi con la dolcezza riesce ad aiutarci con i nostri ragazzi. Abbiamo fatto i tamponi qui e quindi abbiamo chiesto timidamente se potevamo provare a far fare i vaccini qui. Loro hanno detto provate, scrivete, chiedete. Brancolavamo nel buio, sinceramente brancolavamo nel buio, e io l'ho presa come una battaglia personale, ho detto devo riuscirci, ho cominciato a chiedere a tutti quelli che potevo chiedere, ho cercato le medie, i dipartimenti del Covid, del direttore sanitario, ho scritto, io non so, penso una ventina di mail, ho detto forse qualcuno ascolterà la nostra voce. Alla fine, così all'improvviso, ci hanno risposto. E quel giorno, non lo so, mi sentivo come aver vinto una lotteria, e ho detto va bene, dice signora, guardi, lei dell'associazione, noi abbiamo raccolto la vostra richiesta, veniamo a fare il vaccino ai vostri ragazzi, e chi li assiste? Dice una persona al ragazzo. Ho detto madonna, quando? Dice guardi, facciamo il Pfizer, lo facciamo a tutti i ragazzi perché capiamo l'importanza. Io sono rimasta veramente, guarda, mi vengono ancora i brividi. Stiamo bene, organizziamo tutto, però voi ci dovete far trovare i documenti, tutto, ma perché guardi, faccio trovare quello che vuole. Quindi da lì è partita tutta, diciamo, l'organizzazione, insieme al presidente abbiamo fatto telefonate, abbiamo riempito fogli, è stato un lavorone, però ha fatto proprio un entusiasmo incredibile. Oggi per noi è una grande cosa, perché ci rendiamo conto che a chiedere
si possono ottenere le cose.